occhi. È bello poi rivedere dei volti che conosco sui social da tanto tempo, tipo Teresa, e ci conosciamo per la prima volta di persona. Poi Annalisa e Nicolina, Patrizia e tanti altri. Questo evento è chiamato Benessere ed Armonia e, come dice il nome stesso, noi in questo pomeriggio proviamo a stare bene con noi stessi e soprattutto proviamo ad insegnare metodi finalizzati all'equilibrio interiore, perché solo stando in pace con noi stessi che riusciamo a stare in armonia e in pace con tutti gli altri. Io ringrazio in primis la cooperativa sociale, la Colmena. È la prima volta che sono qui ed è bellissimo perché mi stanno spiegando che fanno anche tantissime attività, yoga, pilates, meditazione e tanto altro. La Colmena è nata nel 2009 con lo scopo di promuovere uno stile di vita orientato al benessere psicofisico e relazionale ed offre servizi a sostegno dell'individuo e della famiglia in un'ottica sia di prevenzione che di cura. La professionalità nell'accoglienza e la valorizzazione della persona sono proprio la priorità della Colmena. Quindi un applauso innanzitutto, possiamo concludere. L'evento è stato organizzato e ideato da lei, la persona che vedete qui seduta, Annalisa Potenza, fondatrice del movimento. Insieme alla presidente dell'Associazione Culturale Sinergia d'Arte, vi spiego in poche parole cos'è il creazionismo per una nuova era e Sinergia d'Arte. Il creazionismo per una nuova era è un movimento artistico letterario ideato da Annalisa Potenza, che è una docente, scrittrice, pittrice di Pescara. Le finalità del movimento, di cui sono fiera di far parte insieme a tante altre persone che sono qui, consistono nel diffondere valori importanti come la pace e la solidarietà attraverso il medico letterario e artistico e l'uso di metodi di riequilibrio interiore utili per la gestione dei conflitti. Poi abbiamo Sinergie d'Arte, che è un'associazione culturale che si occupa dell'educazione permanente e della circolarità dei saperi. La presidente Maria Gabriella Ciaffarini è una docente di filosofia di Pescara, una musicista e una scrittrice. Buonasera. Buonasera. Ogni incontro culturale prevede propulsioni introduttive e la presentazione di più ambiti culturali intrecciati tra di loro. Aspettiamo un secondo così si siedono anche loro. Stare in Colmena è come sentirsi a casa, quindi entra pure e vai. Continuo dicendo che oggi pomeriggio avremo interventi di esperti, letture di poesie e testi accompagnati dalle improvvisazioni, come sta facendo adesso la tastiera di Francesco Minniti, che è un cantautore e pittore originario di Chieti. Un applauso. E avremo anche una meditazione guidata per l'equilibrio interiore. Quindi io vi auguro intanto un buon benessere, una buona armonia, una buona pace con voi stessi e vi lascio iniziando con Manuel Dominioni. Un applauso per Manuel. Lui è un odontoiatra e poeta e sarà qui con la fisiologia della felicità e ci proietterà anche alcune slide. Non ci proietti più. Non c'è più. Grazie. Posso? Maestro, siamo qua all'inizio. No, volevo meno ripetere. Se possibile. Se ci riusciamo, se no facciamo così. Perché il riverbero mi sa tanto di funzione, di celebrazione. Non vorrei fare il gioco questa sera. Parlo un po' di. Grazie. Grazie davvero. Ok. Buonasera a tutti.
grazie per questo invito. Per... Ah, ok, come preferite? Con o senza musica? Senza musica. Grazie mille. Ok, eccomi qui. È strano sentire nella descrizione, insomma, del lavoro di un individuo, della professione di un individuo, due parole così distanti tra loro: odontoiatra, che vuol dire dentista, e poeta. Che c'entrano queste due cose? Ho iniziato prima a fare il poeta e poi sono diventato un dentista, però diciamo che questa sera parlo di un altro argomento. Sempre a che fare con il sorriso, però non quello che si fa solo ed esclusivamente con i denti, ma quello che viene un po' dal cuore, dal nostro stato d'animo. Infatti oggi parleremo molto rapidamente, senza esaurire l'argomento da un punto di vista accademico, di quello che è la felicità nella nostra interpretazione organica, ovvero sia di quello che succede all'interno del nostro corpo quando proviamo la felicità. Un argomento secondo me estremamente interessante, che vale davvero tanto la pena studiare e approfondire. Lo amo profondamente e mi piace sempre poterne parlare. Io, se ci sono colleghi in sala, medici, biologi, specialisti, sappiate che dirò un sacco di inesattezze per spiegare terra terra questi concetti, che altrimenti meriterebbero un approfondimento chimico estremamente dettagliato, ma non bastano anni di studi accademici e universitari per spiegarlo come meriterebbe questo argomento. Quindi noi ci limiteremo a fare, diciamo, una carrellata rapidissima di sostanze che si trovano all'interno del nostro corpo e che servono in qualche modo per raggiungere l'emozione della felicità. Ok, quando siamo felici non è soltanto una questione mentale, è anche una questione fisica. Anche il nostro corpo si sente felice. E questo è dato da alcune sostanze che sono dei neuroormoni, quindi degli ormoni che sono prodotti fondamentalmente dalle cellule del nostro cervello, che vanno in circolo liberamente nel nostro corpo quando proviamo determinate emozioni. Adesso ci potrebbe essere una questione di quasi filosofica, no? E dire: ma sono le sostanze che ci rendono felici o è la felicità che ci fa produrre le sostanze? In realtà è un mix di queste due cose, sono vere entrambe le affermazioni. Ce ne sono molte di queste sostanze, i neurotrasmettitori, che sono dei messaggeri chimici che il nostro cervello produce, manda in circolo nel torrente sanguigno, e quando il torrente sanguigno conferisce queste sostanze alle cellule del nostro corpo, noi proviamo determinate emozioni, sensazioni, sentimenti, eccetera. Ce ne sono moltissime, sono decine. Io questa sera mi fermerò a parlare di tre di queste sostanze in particolare, che si chiamano dopamina, serotonina e, ultima ma non per importanza, la noradrenalina. Il prefisso nor in realtà serve soltanto a distinguerne la natura di neurotrasmettitore, ma in realtà è l'adrenalina, quella che si prova quando, ad esempio, succede che prendiamo uno spavento. Okay? Quella è una sostanza che è implicata appunto anche nel nostro tono dell'umore, nella nostra felicità. Dopo di me gli interventi successivi ci insegneranno anche delle tecniche per approfondire queste sensazioni, per migliorare la nostra coscienza dei nostri sentimenti e quindi per raggiungere con queste strategie che io applico, adesso non so se le applico tutte ma ci provo, per raggiungere appunto le sensazioni di benessere e di felicità. Partiamo dalla prima sostanza che vi ho nominato, che è la dopamina. La dopamina è un neuroormone, appunto, un neurotrasmettitore che viene prodotto dal nostro cervello, in particolare da alcune zone della corteccia frontale, è una zona che si chiama la substantia nigra. Questo neuroormone è stato per anni descritto come la sostanza, la molecola del piacere. Perché? Perché tutte le cose che nella nostra vita ci danno piacere, siano esse il cibo, la fisicità, anche la sessualità, ma anche soddisfazioni di tipo più astratto, come ad esempio, che so, prendere un bel voto a scuola, essere i primi di una competizione, eccetera, eccetera, ci danno questo tipo di sostanza, la dopamina. Gli effetti sono euforizzanti, sensazioni di piacere, ci fa stare bene. Purtroppo però, quando la dopamina è eccessiva, si innescano dei meccanismi che portano purtroppo a dei comportamenti compulsivi. Uno degli esempi principali potrebbe essere la ludopatia. Chi continua a giocare alle slot machine, ad esempio, è perché c'è un discorso di dipendenza. La dopamina, infatti,
è correlata con le dipendenze. Mi piace sempre raccontare questo esperimento che è stato fatto tra gli anni 60 e gli anni 70 su delle cavie. Siamo tutti contrari alla sperimentazione sugli animali, è chiaramente un argomento molto spinoso da affrontare, però purtroppo è accaduto, è passato, cerchiamo di prenderne almeno i risultati buoni, ovvero sia la conoscenza di alcuni meccanismi che appartengono tanto alle cavie quanto a noi. La racconto in maniera estremamente rapida, così passiamo alla prossima sostanza. Hanno messo un microelettrodo, un piccolo ago, all'interno della corteccia cerebrale di questo topolino. Il microago era collegato a un pulsante e il topolino poteva premere il pulsante e avere un'autoscossa in quella zona del cervello che fa produrre la dopamina, ok? Quindi il topolino poteva andare lì, bam, estasi di godimento, si autosomministrava la sua dose di dopamina e tornava a fare le sue attività. Corro sulla ruota, bevo, mangio, mi accoppio e dormo. Le classiche cose che fa un topolino. All'inizio il topolino si accontentava di una scossa all'ora, successivamente è diventata una scossa ogni 20 minuti, successivamente ogni 5 minuti. Il topolino alla fine ha premuto 2000 volte in un'ora quel pulsante e si è praticamente causato la morte, perché ha smesso di nutrirsi, ha smesso di dormire, ha smesso di bere. Quindi la dopamina non è l'ormone del piacere, la dopamina è l'ormone del di più, ne voglio di più. E questa è una cosa sulla quale noi dobbiamo soffermarci in maniera particolarmente attenta, perché noi nella nostra vita spesso, senza accorgercene, diventiamo schiavi della dopamina e quindi ne vogliamo sempre di più. In che cosa? Magari nello zapping, guardo sempre più televisione ma non so cosa sto guardando, oppure scrollare sul cellulare, consumo sempre più contenuti ma non so cosa sto vedendo. Perché? Perché ho questa dipendenza da dopamina che però non mi fa essere presente nel momento attuale, non sono vivo nel presente, sto andando in pilota automatico. Quindi piccolo consiglio, non facciamo come quelle piccole cavie da laboratorio, ma cerchiamo di essere consapevoli e sono sicuro che più tardi, tra poco, ci daranno delle belle tecniche per, fare questo. La seconda molecola di cui parlo è la serotonina. La serotonina è un altro neuroormone che però è molto più, dipendente non solo da quello che facciamo, ma anche da quello che, ad esempio, mangiamo. Infatti la serotonina viene prodotta in grandissima quantità anche all'interno del nostro tratto digerente. Il buon umore che ci determina la serotonina è dipendente da vari fattori: mangiare bene, quindi una buona alimentazione, l'esposizione alla luce solare. Infatti la vitamina D si ottiene anche tramite l'esposizione alla luce solare, aiuta la produzione di serotonina. La serotonina è implicata nel tono dell'umore, quindi ci fa sentire fondamentalmente bene. Quali sono le attività che possiamo fare per aumentare la nostra dose di serotonina all'interno del nostro corpo? Sono l'attività fisica, quindi un esercizio che sia superiore ai 20 minuti di durata, quindi con un aumento dell'umore, la gioia percepita, la resistenza al dolore, e poi un'alimentazione chiaramente sana, ricca di vitamine, sali minerali, quindi la nostra dieta mediterranea è perfetta, evitare cibi spazzatura, fast food e compagnia bella, e non di minore importanza avere un ruolo all'interno della comunità. Cioè è stato visto da studi scientifici che il livello di serotonina, quindi conseguentemente anche il nostro tono dell'umore, migliora se non siamo egoisti, tra virgolette, cioè se aiutiamo gli altri. È un modo del nostro corpo, della nostra biologia, per farci stare bene, aiutando anche quelli che sono intorno a noi. Ovviamente la serotonina non deve essere troppa, così come la dopamina, altrimenti si rischiano dei quadri clinici che possono essere anche parecchio invalidanti e anche pericolosi. Però questo avviene solitamente quando si assumono determinati farmaci, come ad esempio gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina, che sono fondamentalmente dei farmaci che vengono utilizzati in alcuni quadri clinici di tipo psichiatrico. La serotonina è, quando è troppo bassa, si possono appunto integrare delle terapie farmacologiche, però quello che io vi consiglio è di utilizzare questi metodi tra virgolette naturali. L'ultima sostanza di cui vi voglio parlare è l'adrenalina. L'adrenalina noi siamo abituati a pensarla come quella sostanza che causa una tachicardia, un battito accelerato, uno stato di agitazione, che solitamente
avviene dopo uno spavento, cioè quando il nostro corpo deve attuare la risposta di lotta o fuga. Quindi, che so, attraverso la strada, un motorino particolarmente veloce rischia di investirmi, io mi spavento, la mia reazione può essere di due tipi: o sono abbastanza rapido da scattare e scappare, oppure mi paralizzo lì sul momento e non riesco a muovermi. Ovviamente tra le due è meglio scappare, però non sempre è facile, perché l'adrenalina in alcuni soggetti dà questo tipo di reazione, di paralisi. Che cosa succede? Il nostro corpo si attiva, il cuore inizia a pompare molto più sangue, più velocemente, i muscoli si irrigidiscono e sono pronti alla fuga, e soprattutto c'è uno stato di agitazione, il famoso respiro affannato di chi ha avuto uno spavento, poi ci mette un bel po' di tempo per passare, cioè l'adrenalina ha un picco, però poi non è che scende subito. E ha una curva che a volte... Prego. Ma questa, diciamo così, questa... reazione. Questo aumento di adrenalina, sì, può produrre un infarto, diciamo. Sì. Se uno è appunto... Nel soggetto cardiopatico gli spaventi sono pericolosi. Sì, perché il cuore è un muscolo, ha bisogno di una sua vascolarizzazione. Come tutti i muscoli, per l'appunto, ha necessità di ossigeno, di ATP e di nutrienti. Se questo tipo di spavento mi va a scompensare un quadro clinico già non perfettamente in equilibrio, c'è il rischio di un arresto, ma più che altro, e questo lo dico non da cardiologo, non sono cardiologo. Conviene a fuggire quando c'è qualche cosa. No, conviene essere sempre presenti, conviene sempre avere non solo un equilibrio, che è importantissimo, ma anche appunto cercare di non essere sopraffatti dallo spavento, cioè avere sempre un po' il controllo, ok? Non dico che dobbiamo aspettarci il peggio ogni volta, perché quello non è un buon modo di vivere. Il self-control, benissimo, la presenza a se stessi nel momento presente. E grazie alla domanda, era molto interessante. E quindi, per concludere, livelli alti di adrenalina possono causare ansia, possono causare appunto anche problematiche di tipo fibrillatorio, cioè il cuore che non batte in maniera coerente e che quindi non svolge bene la sua funzione di pompa sanguigna. Scusami, ma prego. Mi sentite tanto? Queste tre, in qualche modo, sostanze, come sono collegate tra loro? C'è qualcuna che se si sviluppa anche l'altra? Allora, i meccanismi tra queste tre sostanze sono a volte di tipo sinergico, cioè si rinforzano l'una con l'altra, però quello sulla quale dobbiamo porre la nostra attenzione è che per raggiungere lo stato di felicità non devono essere tutte e tre a livello alto. Infatti l'equilibrio migliore sarebbe dopamina bassa, quindi ricerca del piacere bassa, questo ce lo insegnano gli asceti, ce lo insegna il buddismo, ce lo insegna lo yoga. Non sempre la ricerca estrema del piacere conduce alla felicità, anzi, di solito... Gli edonisti. L'edonismo purtroppo tende a far crescere questo tipo di neuroormone, di dopamina, però poi si diventa come il topolino che sta lì a premere il pulsante per avere sempre il piacere, e questo chiaramente non è compatibile con la sensazione di felicità. Infatti a livello chimico, quella che noi chiamiamo felicità è caratterizzata da bassa dopamina, livelli ottimali, quindi medio alti di serotonina, ma anche un buon tono di adrenalina. Non significa che dobbiamo essere spaventati o sempre con il batticuore, però non dobbiamo essere, qui perdonatemi la non scientificità del termine, ma non dobbiamo essere musci, non ci dobbiamo addormentare. La nostra vita deve essere sempre attiva, che sia banalmente scegliere per una volta di fare le scale anziché prendere l'ascensore, che sia decidere di andare in un posto a piedi anziché prendere un'automobile. Bisogna sempre mantenere un certo tono della nostra adrenalina. L'adrenalina è una compagna di viaggio, ci serve nelle situazioni di emergenza, ma un pochettino ci serve anche nella vita di tutti i giorni, perché diciamo che ci dà la grinta. Quindi la ricetta qual è alla fine della fiera? Dopamina, quindi ricerca dei piaceri, ci deve essere fondamentale nella vita, però non deve essere compulsiva, cioè dobbiamo chiederci: voglio davvero fare questa cosa? Voglio davvero mangiare questa cosa? Non so se vi capita, a me sì, con le patatine. Mangio una patatina e poi una tira all'altra, ok? Sembra tipo una droga. Però sto facendo il topolino che preme il pulsante. Cioè, ogni patatina è una premuta di pulsante, ok? Io non devo esserne consapevole, devo dire ok,
A un certo punto mangerò 10 patatine, sono contento, mi fermo. Per Dio, ho detto 10, ma poi ho un bruschetto, 20, un pacchetto di più. Ok? L'importante è esserne consapevoli e chiaramente non farsi del male. Quindi dopamina, ricerca del piacere, deve essere una sostanza che dobbiamo controllare. La serotonina, nient'altro che stare bene con noi stessi, superare le avversità e aiutare gli altri. E la noradrenalina, darsi un po' quella grinta anche a livello fisico che l'esercizio e la vita appunto non sedentaria ci consentono. Questo è soltanto davvero un piccolissimo spot che vi dà un punto di riflessione, perché altrimenti ci vorrebbero veramente anni per approfondire tutti questi argomenti, però spero che vi appassioni tanto quanto appassiona me e vi ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione. Grazie. Grazie ancora a Manuel Domignoni, prodotto Yarra il Poeta, detto due lavori totalmente diversi e distanti. E adesso lasciamo spazio a Teresa La Viola. Lei è un'insegnante di meditazione, una coach, una scrittrice e un avvocato, anche lei cose completamente diverse. E ci parlerà di magiche vibrazioni ancestrali. Buonasera a tutti. Mi piace collegarmi a Manuel. A Manuel, proprio a quello che ci stava raccontando, che ci stava comunicando. Magiche vibrazioni ancestrali. A proposito dell'attaccare o del fuggire. Gli uomini sin dall'antichità avevano queste, c'erano le tigri una volta, tigri, leoni, quindi le persone si trovavano di fronte a dei pericoli che oggi sono superati, ma oggi ne abbiamo di diversi. Prima, una volta, tanto tempo fa, le persone cosa dovevano fare? Incontravano una tigre, incontravano un leone, potevano decidere se attaccare, quindi difendersi in qualche modo, oppure la difesa doveva essere portata sotto un altro versante, quindi fuggire, perché in quel momento, in quei pochi istanti, in quei pochi secondi, sapevano che non potevano farcela e quindi la chance era quella di scappare il più possibile. Oggi abbiamo altri pericoli. A volte il lavoro che ci porta ad andare sempre di corsa, gli impegni quotidiani che ci portano sempre di più a vivere in questa condizione di stress continuo. Mentre una volta i nostri antenati vivevano quel momento, quel passaggio in cui l'adrenalina si attivava nel giro di poco tempo, quindi era focalizzata ad un tempo circoscritto, no? Il tempo in cui ricevevano l'attacco della tigre, del leone, di altri animali potenzialmente pericolosi per la sua sopravvivenza. E quindi quell'aumento di adrenalina era focalizzato ad un momento ben preciso, e poi la donna ritornava ad uno stato di calma, di benessere, per poi eventualmente riattivarsi nuovamente in caso di nuovo attacco. Oggi invece cosa accade? Che quello stress continuo, quella vigilanza continua ci porta ad essere sempre allerta, a non fidarci più di chi ci sta accanto, ci porta sempre di più a guardarci intorno, a non guardare a chi siamo, a non portarci nel lungo termine a dire ok, io chi sono chiamato ad essere, ma viviamo la vita costantemente allerta, in fuga, e il vicino, chi c'è accanto, diventa un nemico, una persona potenzialmente pericolosa, non è più il nostro compagno di vita che vive le nostre stesse speranze, le nostre stesse paure,
e le nostre stesse attese. Allora oggi come possiamo fare a fronte di chi siamo chiamati, cosa siamo chiamati a fare nella nostra società? Come possiamo conservare la nostra autenticità rispetto a quello che ci accade tutti i giorni? Lo stress non può non diventare più un problema, ma è la nostra capacità di gestire quello stress, i problemi che ci si presentano costantemente nella vita attuale, che in qualche modo possiamo riuscire a gestire. Qual è questo modo? Qual è il modo in cui noi possiamo riuscire a gestire lo stress? C'è qualcosa di meglio della droga. Scusami, posso chiederti una cosa interessante? Stavo ascoltando con molto piacere. Non credi che quando qualcuno considera il proprio vicino un nemico, lo fa semplicemente perché non ha ancora fatto un percorso con se stesso, non ha ancora capito chi è davvero? Quindi è solo un proiettare un qualcosa. Sì, uno specchio di se stesso. Infatti ora il mio intervento si focalizza nel giro di poco tempo, ma ora arrivo anche a questo, qualcosa di molto importante. E non voglio rubare tempo agli altri, quindi cerco di essere brevissima. E mi preme però dire questo, visto che si è trovato Manuel proprio poco prima di me, non posso, no? L'ho seguito con tanto interesse. Quindi dico soltanto questo, perché così posso chiudere l'intervento velocemente. E c'è una strada, che è quella di guardare dentro se stessi. La mia strada, la mia esperienza, non soltanto come mamma, come moglie, come persona, come tutti, anche nella mia professione, mi ha portato a rivolgere lo sguardo dentro me stessa e a trovare una sostanza migliore della droga, che è la meditazione, le magiche vibrazioni ancestrali. Tornare a me stessa, al mio cuore, alle vibrazioni del mio cuore e del tuo cuore. Quando io ritorno alle vibrazioni del mio cuore, allora l'altro non è più un nemico. Quando io guardo attraverso il mio sguardo, riesco a trovare, a rientrare in quel vuoto, nel vuoto di chi sono, che si fa pieno, perché si riempie di pace, di gioia, di serenità, tutte quelle qualità che già mi appartengono, ma che quando sono preso dalla corsa contro il tempo non vedo, non riesco a vedere, non riesco a trovare. Se non mi fermo nello spazio vuoto di quell'ascolto, allora trovo nell'altro lo specchio di me stesso, che non è uno specchio che mi giudica, non è uno specchio che mi condanna, è uno specchio che mi comprende e che mi ama, perché se amo me, amo anche l'altro, non posso fare diversamente. Perché nella sua fragilità riconosco la mia fragilità, nella sua difficoltà riconosco la mia difficoltà e nella sua bellezza riconosco la mia bellezza. Allora, ora vi chiedo per qualche istante di chiudere gli occhi assieme a me, vi guido assieme al tamburo di medicina. È un tamburo che ha i battiti molto potenti, battiti che sono del nostro cuore. Connettiamoci con questi battiti. Viene chiamato tamburo di medicina perché attraverso questo strumento i nostri antenati, chi è stato prima di noi, chi verrà dopo di noi, si connette all'esperienza che stiamo vivendo in questo momento. Quindi ti invito a chiudere gli occhi, ad appoggiare la tua mano sul cuore e ad ascoltare i battiti che sono del tuo cuore.
ancora di suonare il tamburo di medicina, vorrei che Annalisa ci guidasse in una bellissima visualizzazione guidata che ci accompagnerà a connetterci ai nostri battiti. Allora, per motivi di diciamo di schiera, io non mi alzo, però voi mi vedete, mi sentite? Sì, benissimo. Sì, dico soltanto due parole e poi ci connessiamo, dato che siamo tutti connessi in un bel cerchio, ovvero un bel mandala. Allora, come diceva appunto Monica, abbiamo creato con alcuni di noi un movimento letterario artistico di nome Creazionismo per una nuova era, vado proprio al cuore della questione, con il fine di portare quei metodi di cui prima parlava Teresa, la Viola, nelle scuole. Perché? Perché partiamo dal presupposto che il conflitto esteriore, la guerra, per dire, o l'omicidio, qualsiasi tipo di conflitto, si gestisce soltanto se siamo in armonia con noi stessi. Se siamo in armonia con noi stessi, allora possiamo mediare, negoziare, comunicare in un certo modo, altrimenti rimangono e restano soltanto parole, words, in the air. Invece noi dobbiamo prima lavorare su noi stessi attraverso i metodi di cui parlava Teresa, come la meditazione, ce ne sono tanti, la visualizzazione guidata, la mindfulness, questo bellissimo mandala che hanno fatto alcuni alunni nell'Istituto Comprensivo Pescara 7, in cui insegno, insieme alla professoressa Dintino e a tanti altri colleghi. Quindi, se noi decidiamo con una scelta voluta e consapevole di lavorare su noi stessi, diventare, metterci in contatto con la nostra parte più autentica, più bella, con la nostra anima, con il nostro cuore, allora sì che possiamo vivere in un mondo migliore, altrimenti continueremo a vivere in un mondo conflittuale, pieno di guerre, purtroppo. Quindi adesso con Teresa facciamo una bella meditazione guidata sul cuore. Perché sul cuore? Perché nel cuore sono state scoperte di recente delle cellule simili a neuroni del cervello che sono in grado di equilibrare le funzioni dei neuroni del cervello. I veri neuroni sono qui, nel cuore. Il cuore attivato con questi metodi, quando si va in stato alfa, in uno stato di tranquillità, può riequilibrare le funzioni del cervello. E sappiamo che il cervello, la neocorteccia nella fattispecie, la parte più evoluta nella filogenesi, non ce la fa a far fronte a tutti gli input, tutte le problematiche che vengono dal cervello limbico, il professore lo sa meglio di noi, e dal cervello rettiliano, che sono quelli che ci portano a ammazzare, uccidere, a essere insomma non controllati. Ovviamente ogni persona ha il suo equilibrio interiore, però se tutti decidiamo di raggiungere questo equilibrio come le antiche filosofie già millenni fa insegnavano, e la scienza è arrivata purtroppo sempre in ritardo come al solito, vabbè, tra parentesi, allora possiamo vivere un mondo migliore. Quindi adesso facciamo questa meditazione sul cuore e vi invito a seguirmi. E durante tutta la meditazione gli occhi saranno tenuti chiusi e soltanto quando vi si dirà e ora espira e apri gli occhi, allora potrete aprire gli occhi. Non ci sono controindicazioni per la meditazione, è un qualcosa di naturale, di tranquillo, in cui sarete accompagnati a vedere determinate immagini che sono quelle
che vengono ovviamente dette. Ovviamente ogni persona può, durante una meditazione con le immagini, qual è la visualizzazione guidata, può anche sentire delle emozioni, può avvertire degli odori, qualcosa nel proprio corpo. E, tutto è soggettivo. Va bene. Adesso vi invito, possiamo iniziare, a mettervi in una posizione comoda e non incrociate assolutamente le gambe. Mettete le mani sul petto in questo modo, come vedete, così, così, ok, mettete tutti, così, e chiudete gli occhi. Ripetete mentalmente dentro voi stessi: io sono centrato, io sono nel mio cuore. Mantenendo sempre gli occhi chiusi, potete mettere le braccia e le mani sul grembo oppure lungo i fianchi, a seconda di come vi è più comodo. Respira in maniera naturale, facendo entrare l'aria dal naso e facendola uscire dalla bocca. Immagina di far entrare l'aria pura ricca di ossigeno delle piante, mentre quando espiri immagina di far uscire l'aria sotto forma di una nuvola grigia che porta via tutte le tue ansie e preoccupazioni. Entra sempre di più dentro te stesso. Vedi davanti a te il numero 3, grande, grande e brillante, seguito dal numero 2, e infine dal numero 1, grande come una colonna di luce. Ti trovi davanti al tuo cuore. Osserva com'è fatto, nella forma, colore e dimensioni. Chiedi al tuo cuore di cosa lui ha bisogno. Se ha bisogno di amore, daglielo, di gioia, di compassione, di nutrimento. Tu sai di cosa lui ha bisogno. Davanti al tuo cuore c'è una porta o un passaggio.
entra e dirigiti verso il centro. Lì ti fermi e resti in silenzio. Chiedi al tuo cuore di darti ciò di cui tu hai bisogno e tu sai che cosa chiedere. Senti e sai che cosa crei grazie all'aiuto del tuo cuore. E ora mettiti in ascolto dei suoi battiti. Thank you.
quando sai, espira e apri gli occhi. Grazie ancora Donna Lisa Potenza e Teresa Laviola per questa bellissima e intensissima visualizzazione guidata sul cuore. È davvero intensa, stavo facendo un po' il cuore a Zabi. Quindi vi ringrazio davvero, davvero di cuore. E vorrei un attimo, Annalisa, tornare su questo mandala. Sì. Che, come hai detto, è stato realizzato dall'Istituto Comprensivo Pescara 7, ed è stato portato qui anche dalla professoressa di educazione artistica Laura Lentino. È stato fatto dagli alunni in occasione di un laboratorio sulla gestione delle emozioni tenuto proprio nell'ambito dell'open day organizzato dalla scuola, e i ragazzi hanno fatto prima una visualizzazione guidata un po' all'incirca come questa, l'ho fatta con te e a seguire hanno colorato il mandala. Ma per lei, professoressa, che esperienza è stata in qualche modo? Buonasera, sono Laura Lentino e insegno arte immagine all'Antonelli, la scuola di Antonelli. E i ragazzi hanno veramente bisogno, secondo me, di questo che abbiamo vissuto adesso, di calmarsi, di rigenerarsi e di fare la cosa più semplice al mondo, respirare in modo semplice. E essere fra loro empatici, neanche lo capiscono questa parola a volte, però quando diamo gli esempi noi stessi, quando veramente sentiamo una materia che per me insegno con il cuore, prima di tutto c'è il cuore, anche quando ci si dedica agli altri e quando vedono che comunque le cose le facciamo in modo spontaneo, perché comunque ognuno dei ragazzi ha bisogno di trovare il suo talento, il suo modo di essere. E questo si può fare solo nella pace, nella tranquillità, quando ci sono queste situazioni di gestione delle emozioni. È veramente complicato per noi anche essere noi stesse, perché comunque sembra quasi di fallire in certi momenti, però è molto importante calmarci e anche fare queste visualizzazioni. Quel giorno i ragazzi sentivano veramente l'albero, che si avvicinavano piano piano a questo albero in un prato. C'è una situazione che possono vivere personalmente, tranquillamente, però viverla dentro, con il cuore, come abbiamo fatto quel giorno. Io ancora sento, i giorni successivi all'Open Day, le mamme mi facevano ancora i complimenti per come avevano vissuto questa cosa in modo emozionante, con veramente con poco. C'era solo la voce tua e poi io sono intervenuta con questo disegno. Ognuno di loro praticamente hanno visualizzato questo albero. E poi ognuno gli è stato dato un foglio di carta con sopra solo la silhouette di questa forma, di questo simbolo. E loro dentro hanno potuto esprimere quello che volevano, ma si sono sentiti anche parte di un tutto, perché comunque il mandala è qualcosa che parte dal centro, si irradia. Sì, sì, infatti poi io sono tipo un mandalone, ho già occupato tutto. E mi ha fatto riscoprire anche la mia anche amica, perché noi ci incontriamo nell'ascensore, perché ultimamente avevo anch'io problemi di muovermi col ginocchio, e quindi quando ci vediamo nell'ascensore ci trovano che ci facciamo i complimenti, ci baciamo, cioè in senso buono, ci vogliamo proprio bene, ecco. Quindi è anche bello avere un ambiente di lavoro dove sai che puoi incontrare qualcuno che ti sta a cuore. E quindi questi ragazzi, anche vedendo, diciamo, le nostre emozioni, empaticamente le ricopiano. Quindi dobbiamo sempre cercare di dare questo buon esempio concreto per cavalcare, diciamo, questa onda. Intorno ci sono tutte queste onde che si irradiano e bisogna imitare sempre quello che comunque è bravo, ce la fa, non il, diciamo, il bulletto, perché poi da soli si rendono conto che è meglio avere un premio su un disegno ben fatto, su un'ora, diciamo, spesa bene, spesa a fare qualcosa di concreto, non con l'intelligenza artificiale, che portano a casa, fanno vedere anche questi genitori che sono, quindi si crea un circolo anche con le famiglie.
questa giornata mi è stata ancora tanti complimenti da parte delle mamme che vogliono comunque questo tipo di approccio anche con il cuore. È una scuola che quindi ha proprio la gestione delle emozioni. Sì, stanno facendo tante cose, però le parole a volte c'è bisogno proprio di questi, anche di starci tutta l'ora, non fa niente se non si fa lezione, ma questo serve, sì. Serve di più. Volete dire qualcosa dopo questa visualizzazione guidata o altro, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Solo una cosa, io spero che un seme gettato in una scuola, per terra, in una scuola, due scuole, perché si sta espandendo insomma questa volontà di portare questi metodi nelle scuole, arrivi alle orecchie di Valditara, comunque lo faremo arrivare in qualche modo, il ministro della pubblica istruzione, affinché renda obbligatorio un percorso di riequilibrio interiore concreto dei ragazzi nelle scuole, e non si parli solo di educazione all'affettività, ma ci siano proprio metodi, penso che voi siate d'accordo, metodi concreti di educazione, proprio di idee che portare fuori dalla persona il meglio, non solo parlo l'insegnante, qui ci sono altri insegnanti, la professoressa Caggiano, tantissimi altri insegnanti, e non basta soltanto imparare la pappardella a memoria, no, bisogna diventare, parlo da insegnante, diventare consapevole il più possibile. Consapevolezza vuol dire sapersi autogestire interiormente, mentalmente. Cosa non facile, ma ci si può arrivare. Grazie ancora. Grazie. Con le scuole ci arriveremo. Con le bombe non diciamo. Certo. Adesso lascio spazio a Patrizia Splendiani. Lei è una counselor relazionale, media comunicativo, una musicista, una terapeuta olistica in sofrologia e tecnico Xen in ginnastica posturale. E ci parlerà del riunire il maschile e il femminile nel tutto e ci leggerai anche una tua poesia intitolata come? Kairos. Kairos. Allora, grazie per questo tempo di condivisione, perché ognuno di noi, dico sempre, poteva essere da un'altra parte, invece qua, e questa è una scelta dell'animo, di certo non di altro, perché non si sta facendo una partita a carte, ma si sta parlando di qualcosa che ha a che fare con le parti più profonde di noi. Abbiamo parlato di vari aspetti dell'anima, abbiamo parlato del bisogno di meditare, abbiamo parlato anche di tante fragilità che ognuno di noi si porta dentro, anche di quelle dei ragazzi, del fatto che oggi ci sia un grande bisogno di riunire le nostre parti in un gruppo, perché noi tutti siamo in uno stato più o meno di squilibrio. E lo squilibrio è fatto di due energie principalmente, quelle che sono alla base del nostro essere, un maschile e un femminile, che tutti noi abbiamo dentro, anche se noi siamo donne, abbiamo una parte di maschile dentro di noi, anche se voi siete uomini, c'è una parte di femminile dentro. Solo che forse non si conosce, perché non siamo abituati a farlo, perché non c'è stato trasmesso come farlo, ma ognuno di noi è fatto in questo modo. Il nostro corpo stesso è diviso in due parti. C'è un esercizio dentro questo libro che ho scritto io, che si chiama Omeion, le quattro energie dell'indipendenza, metodo pratico di empowerment per l'espansione del sé, tante parole per dire che è un modo piccolino per ritrovarsi e per riuscire a capire anche chi siamo. Se noi avessimo contezza di quello che c'è dentro di noi, avremmo fatto un bingo, come si vuol dire, avremmo trovato la strada, la chiave per sapere effettivamente con chi siamo, qual è la nostra missione di vita, che cosa siamo venuti a fare qui. E non è il lavoro che facciamo di solito, se siamo insegnanti, se siamo, non so, sportivi, se lavoriamo in un ente pubblico, no, quello non è ciò che noi siamo venuti a fare, quello è un lavoro, è un ruolo
ma ognuno di noi dentro la propria anima ha una scintilla che nella Bibbia, ma anche in tante altre situazioni, filosofie orientali e non, viene riconosciuta come la scintilla divina che ci riconnette a Dio, qualunque esso sia, e a tutto. Io, mio figlio, che è di origine pakistana, non è cattolico, ma a 17 anni, parlando di queste cose, ha capito che o si chiama Allah, o si chiama Buddha, o si chiama Cristo, sempre la stessa energia, energia creatrice. Quindi già qui le lotte per la religione cadono tutte quante. Che cosa succede dentro di noi? Dicevo, il nostro corpo è diviso in due, solo che noi non lo sappiamo. La parte destra è legata alla parte maschile, la parte sinistra è legata al nostro femminile. Se noi ci guardiamo allo specchio, lo specchio è nudo, dritto, abbiamo l'opportunità di osservarci e di osservare anche la nostra faccia, e scopriremo che la faccia è divisa in due parti asimmetriche, diverse tra loro, completamente opposte. Se noi avessimo l'opportunità di fare un lavoro fatto di art attack, fotocopie, di prendere la metà, duplicarla e aprirla, così come l'altra metà, duplicarla e aprirla, vedremo due facce diametralmente opposte. Una che ha sembianze maschili e una che ha sembianze femminili. Così come anche quando noi ci muoviamo nello spazio, il nostro corpo magari ha una spalla un po' più salita, una un po' più scesa, una anche un po' più dritta, un po' più storta. Quello è il modo nel quale noi ci stiamo riequilibrando, perché comunque le nostre parti sono appunto asimmetriche. Ma già lì abbiamo una piccola traccia di come noi stiamo andando nel mondo. Se noi andiamo così, andrà avanti secondo voi quale parte? Così. La parte maschile. La parte del fare. Tira. Vai. Se noi abbiamo questa parte così, secondo voi che cosa stiamo facendo? Il nostro femminile è un po' in situazione di fragilità, potremmo essere come Atlante che porta sulle proprie spalle il peso del mondo, e lo facciamo con un nostro femminile un po' provato, costante. Quindi un esercizio banale che potremmo fare, ad esempio, per riequilibrarci è comprendere come noi normalmente ci posizioniamo, ad esempio nello stare in piedi. Se noi siamo più comodi mettendoci così, vuol dire che abbiamo bisogno di compensare con un'altra parte. Quindi ricordiamoci, osserviamoci, ascoltiamoci, e quando possiamo mettiamoci alla prova mettendoci dall'altra parte, proprio perché così, in quel modo, stiamo sollecitando la parte carente di noi. Una cosa banalissima. Anche a livello posturale, dottore, giusto? Sì, poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul compensazione. Sul rapporto tra, anche tra l'occlusione, quando stringiamo i denti e la postura, però quello è un discorso a parte. Certo, assolutamente sì, perché poi anche a livello mandibolare, lui me ne insegna, l'occlusione, malocclusione, tutte le varie situazioni che noi portiamo in bocca condizionano anche la nostra postura, se siamo stretti, se siamo aperti, tutta una serie di cose. Ma una cosa a prescindere la possiamo fare gratis, ogni istante della nostra vita, fino a che siamo in vita, appunto siamo qui, ed è respirare. Prima Annalisa nella meditazione ha parlato di respirazione. Chi di voi, in maniera onesta, qui siamo in un contesto protetto, privo di giudizio, nel quale chi vuole si mette in gioco, soffre un po' di battito accelerato, di ansietta, di qualcosa che un po' fastidioso è? Alzi la mano, in maniera onesta.
senza giudizio, non è che ci stiamo dicendo hai fatto, no, ho visto parecchie manine alzate e penso che qualcun altro non l'abbia fatto, però sotto sotto un po'. Allora, se noi abbiamo contezza di come respiriamo, ci rendiamo conto che facciamo il cagnolino che si trova nello stato di ansia quando fa respirazione contralicolare. Addirittura nella respirazione si utilizzano a volte delle parti che sono, diciamo, risonanti, va, con noi, ma che non dovrebbero essere usate, che sono le cavità all'interno delle guance, addirittura nel cervello, per cui ci viene anche il mal di testa, facciamo tutta una serie di operazioni che ci fanno solo male. Ma esiste una parte magica di noi che è spesso e volentieri morta, piatta, e il diaframma sta qui sotto. Quante volte il diaframma, tu lo vedi di una persona, è fermo, eppure noi respiriamo. Eppure noi da piccoli respiriamo solo con il diaframma. Assolutamente sì. Poi prima parlavamo di attacco e fuga, la prima cosa che succede in fase di stress, ci si blocca il respiro, perché il cervello rettiliano ci dice o ti fermi o ti fermi. Non ti devi far sentire, non devi respirare. Halt, blocati. Mentre se noi vogliamo aprirci alla vita, stare bene, stare in salute, dobbiamo respirare, ma respirare in maniera ampia. Facciamo lavorare i muscoli che noi abbiamo ed è gratis ed è un modo per ricongiungerci alla vita, al tutto, e non costa niente. Addirittura capita di dover fare una cosa che si chiama ancoraggio, cioè per ricordarmi di respirare, tutte le volte che passo sotto la porta mi ricordo di respirare. Quindi io ancoro la porta con il respiro e ogni volta che passo sotto la porta la pancia si muove, faccio un bel respiro tutti quanti, ma un respiro, vi prego, davvero non dell'esalazione del morente, ma di chi si apre alla vita. Quindi diamoci dentro, io lo devo sentire il respiro, se no se sento morta. Ok, facciamo insieme. Allora, quando faccio così andiamo su, quindi inspiriamo, poi blocchiamo e poi espiriamo. Quando espiriamo, potente deve essere, ok? Inspirazione ed espirazione potente. Facciamo uscire. Pronti? Facciamo uscire. Pronti? Via! Come prima? No. Allora, vi insegno a fare una cosa che si chiama respirazione consapevole. Mi sentite lo stesso? Allora, se potete, vi alzate. Così lo faccio meglio. Io lo faccio vedere, poi lo faccio vedere. Una mano, quella che vi pare che sta di qua, la mettete qui sotto proprio anche il diaframma, l'altra ve la mettete in maniera da avere qui, aggancio con la schiena in modo che sentiate che cosa succede sotto, non si scappa davanti e dietro, ok? Diaframma qua, su, ok. Allora, proviamo a fare una respirazione che abbiamo fatto adesso molto male e a sentire che cosa avviene qui sotto. Ok? Sentite dietro anche, davanti e dietro, se si muove qualcosa? O è piatto? Piatto? No, si muove, rifacciamo.
Ok. Adesso facciamo la respirazione consapevole. In che modo? Prendiamo l'aria, gonfiamo 2, 1 e 2. Blocchiamo per 4, 1, 2, 3, 4 e fuori di colpo l'aria. Per 6. Lo facciamo in seguito 4 volte. Quindi, ripeto, 2, 4, fuori 6. Di nuovo. Di seguito. 4 fermi. Di nuovo. Fuori. L'ultima. Sciogliamo la posizione. Se possiamo calcetti, calcetti, calcetti. Ok. Com'è? Com'è? Va meglio? Ci sentiamo meglio. Si respira? Che dici? Ok. Questa cosa passa in maniera scientifica almeno 3 volte al giorno, migliora lo stato di salute perché le cellule come noi si ossigenano. Una disciplina che prevede anche la meditazione si chiama sociologia vegetativa, è stata creata da Alfonso Quesedo, che era un nostro contemporaneo morto da alcuni anni ed era un neuropsichiatra, che ha teorizzato tutto questo, da cui poi è nata anche la mindfulness con John Kabat-Zinn, quando si usava fare l'elettroshock alle persone che avevano problemi di mente. E Quesedo ha capito che forse si poteva fare altro piuttosto che una cosa del genere, cioè meditare o comunque insegnare delle tecniche di rilassamento che potessero comunque migliorare la qualità della vita delle persone, banalmente con appunto delle tecniche di respirazione, di meditazione, creando dei veri e propri protocolli, uno dei quali addirittura si chiama sofrologia riconnettiva, è fatta in 7 passi con 7 colori che non sono quelli dei chakra, dove ci si riconnette alla parte fisica, mentale e spirituale. Con questi protocolli, che poi sono personalizzati e personalizzabili, le persone stanno meglio. Si può guarire dalle allergie, si può migliorare uno stato di salute anche precario, si può migliorare l'ansia, ma si può fare anche molto di più accompagnando le persone in percorsi nei quali si è in uno stato di grande fragilità con lutto, o anche in accompagnamento a terapie per chi sta superando anche il cancro o anche altro. Quindi in aggiunta a ciò che il medico fa, il raccordo con la medicina globale. Ma vi ricordo che noi siamo fatti energia e il corpo è l'ultima delle cose che noi vediamo qui, e quindi ricongiungere il tutto vuol dire ricongiungere un'energia che è elettrica, un'energia che è magnetica, in una cerniera lampo che siamo noi. Quindi ricordiamoci chi siamo. Se noi stiamo qua, siamo venuti a fare qualcosa di importante. Quindi averne, ripeto, contezza vuol dire avere la chiave per stare bene. Perché quando noi lottiamo con noi stessi ci ammaliamo. Quando facciamo un lavoro che non ci piace. Quando siamo in una relazione tossica. Quando siamo in una famiglia che non ci ama. Perché non ci amiamo noi, in primo luogo. Imparare ad amarsi non è un automatismo, è un percorso. Nel quale la prima cosa è lasciare fuori il giudizio e lavorare con il nostro sistema valoriale, familiare, arcaico, archetipico e di archetipi universali che lavorano anche dentro di noi, la nostra insaputa, per davvero trovare la nostra via. Quindi un invito che vi faccio è: vogliatevi bene, lasciate fuori chi non vi accetta, chi non vi ama, chi vi fa del male,
il giudica, ma il pilis se lo stesso. Lasciamo fuori dalla porta il giudizio e riprendiamoci la nostra vita. Vi leggo due secondi la mia poesia che si chiama Kairos. Ogni volta muoio, la nera terra mi accoglie ed io sto sospesa nel buio lavoro dell'opera. Trasmuto odio in amore e con la luce visibile e uscire finalmente rinasco. Buona vita. Grazie ancora a Patrizia Splendiano. Adesso invece sentiremo cantare Francesco Minieri, che lui è un pittore e un cantautore. Lui ha pubblicato diversi album, lo ascolteremo con la canzone Il mondo a metà, tratto dall'album Mai lontano mai, e mi stai dicendo che tuo figlio è il solista in questa canzone, chitarrista solista. Ascoltiamo la tua musica. Monica, il tempo del microfono.